Salve a tutti amici e benvenuti in un nuovo video. Oggi, come promesso, parleremo dei filtri per le ottiche, sia fotografiche che video. Perché esistono i filtri per le ottiche? La maggior parte di voi giovane o che è entrato dopo nel mondo della fotografia e del video immagina che i filtri siano delle plugin digitali da applicare ai propri file, quindi che siano video o che siano foto. Nella realtà i filtri sono degli elementi ottici, quindi proprio dei vetri che vanno applicati davanti all'obiettivo, che sia questo fotografico oppure video. Prima del digitale molte cose non erano possibili, ad esempio quando si girava in pellicola o si scattava in pellicola, recuperare un cielo sovraesposto quando l'elemento, il soggetto era sottoesposto, bisognava utilizzare dei filtri particolari per poter compensare la luce. O meglio ancora, nelle fotografie paesaggistiche, per ottenere un miglior risultato del cielo o delle nuvole bisognava utilizzare dei filtri. E così è da sempre, sia nel cinema che per la fotografia. Ad oggi i filtri sono utilizzati in modo nascosto da qualcuno, cioè qualcuno non sa neanche che utilizza dei filtri ottici nelle proprie camere, oppure vengono utilizzati soltanto da fotografi professionisti per realizzare i loro lavori. Ma è buona cosa, è molto utile sapere che ci sono questi elementi a propria disposizione, che costano poco da avere nel proprio zaino per poter ottenere il miglior risultato possibile. Di filtri ne esistono di due tipi fondamentali geometricamente: quelli circolari e quelli quadrati. Quelli quadrati, metto qui una fotografia per mostrarveli, sono i filtri da matebox. Il matebox, quella cosa sconosciuta o che in tanti utilizzano involontariamente soltanto per dare corpo alla propria attrezzatura per renderla più grossa, in realtà è un portafiltri, serve esattamente a inserirci e infilare all'interno i filtri che devono passare davanti alla lente. A differenza di quella tipologia di filtri, ci sono poi quelli là circolari che si abitano attorno all'obiettivo. Ora avete scorto una cosa: quando io passo il filtro a fianco a me, il monitor alle mie spalle si accende. Beh, in realtà il monitor alle mie spalle non è spento, è volutamente reso nero. Come? Davanti all'ottica sto utilizzando un filtro polarizzatore. Il filtro polarizzatore è uno dei filtri di cui oggi vi parlo ed è sostanzialmente questo. Io ne ho diversi modelli perché si acquistano in base al diametro della propria lente. Io ho diverse lenti, questa qui che sto utilizzando è un 10-18 della Canon 4556 ed ha un diametro di 67 mm, quindi ho preso un filtro da 67 mm. Questo qua è da 72 e poi ne ho un altro da 82 per un'altra lente ancora. Cos'è il filtro polarizzatore? A cosa serve e dove si utilizza? Il filtro polarizzatore è un filtro che tende ad eliminare, grazie alla polarizzazione circolare della lente, i riflessi dalle immagini, oppure a contrastare quelli che sono gli elementi polarizzati da loro stesso. Infatti, il monitor alle mie spalle, come tutti i monitor digitali, hanno una pellicola polarizzata e sono polarizzati in un determinato verso. La polarizzazione può essere circolare, verticale e orizzontale. Ad esempio, quella verticale e orizzontale viene utilizzata al cinema per proiettare i film in stereoscopia. Vengono proiettate in sequenza molto velocemente, prima il fotogramma per l'occhio sinistro polarizzato orizzontalmente, poi il fotogramma per l'occhio destro polarizzato verticalmente. E le lenti che ci vengono fornite, almeno quelle lì passive, quindi quelle lì che non hanno gli occhialini che si accendono e si spengono, sono polarizzate per leggere soltanto una delle due immagini. Così facendo noi percepiremo due immagini differenti, vengono proiettate insieme molto velocemente e noi non percepiremo lo stacco tra i due fotogrammi e ci sembrerà di vedere un solo video continuo in stereoscopia. Quindi a cosa serve questa lente? Questa lente quindi serve ad eliminare determinati tipi di riflessi, infatti è utilizzata molto per riprendere, per fotografare, scattare delle automobili, i riflessi delle automobili. Se per esempio vogliamo fare una ripresa, una fotografia attraverso un vetro, con questo tipo di filtro possiamo eliminare quello che è il riflesso per poter guardare all'interno. Un'altra delle sue funzioni è quella di poter rendere più carichi i colori nei toni alti, quindi l'azzurro del cielo, il bianco delle nuvole, scenderanno leggermente d'esposizione, saranno più saturi e renderanno la nostra immagine migliore. Siamo sul campo, cominciamo dal primo dei filtri più importanti, ossia il filtro polarizzatore. Il filtro polarizzatore è composto da due organi. Il primo è una ghiera che si avvita davanti alla lente e la seconda invece è una lente supplementare che si trova davanti, che è possibile ruotare una volta che il filtro è stato montato. Quindi andiamo a montare il filtro. Una volta montato ed avvitato, noi possiamo continuare a far muovere la ghiera per ottenere il miglior risultato possibile. Una delle regole fondamentali da capire per utilizzare il filtro polarizzatore è la sua area di effetto. Cosa significa? Bisogna utilizzare la regola della L sulle dita.
Il filtro polarizzatore avrà effetto solo nell'area ai lati dell'obiettivo, quindi ai lati dell'immagine, dove non si trova il sole. Quindi una volta puntato con la mano il sole, bisognerà orientarsi lungo la parte più vuota dell'inquadratura e lì è l'area dove il polarizzatore avrà il suo effetto. Nella ripresa che adesso state vedendo, con il filtro polarizzatore risulta esposta correttamente. Questo perché il filtro polarizzatore, oltre ad essere un filtro polarizzato, quindi ci permette, come detto, di poter eliminare i riflessi e rendere più saturi i colori troppo luminosi, quindi parliamo del cielo, parliamo delle nuvole, quindi vedremo meglio le nuvole, vedremo il cielo molto più carico, porta anche un grado di stop in meno, quindi come vedete la lente è leggermente grigiastra, questo perché tende ad abbassare l'esposizione e quindi noi lo utilizzeremo special modo di giorno per allungare anche leggermente i tempi di esposizione, un po' come i filtri ND. L'effetto, questo è senza polarizzatore e questo invece è con polarizzatore. Come vedete c'è una differenza abissale con o senza questa lente. E un altro degli effetti fondamentali per cui si utilizza la lente polarizzatore è quello per eliminare i riflessi. Ok, come potete vedere dall'immagine ci sono dei riflessi sulla lente della GoPro. Io adesso provo prima di tutto a stringere un pochino. E come vedete si vede un leggero riflesso sulla lente. Se io comincio a girare il mio filtro, come vedete il riflesso è stato spostato in un'altra area, questo perché grazie al filtro polarizzato, quindi alla lente polarizzata, noi andiamo ad eliminare quello che è il riflesso. Se noi continuiamo a girare, il riflesso verrà ancora di più eliminato. Vi mostro che andando di nuovo a girare comparirà non solo l'alone qui sulla parte alta della camera, quindi così vado a sottoesporre, ma contemporaneamente sto eliminando anche un po' il riflesso. Vado a girare, così c'è il riflesso, così non c'è più. E questo è quello che è l'utilizzo del filtro polarizzatore. Adesso vi mostro qualche altro esempio. Ma come si monta una lente o un filtro davanti al nostro obiettivo? Beh, è molto molto semplice. I nostri obiettivi, tutti quanti all'interno, hanno un interno filettato. Questo perché? Per poter avvitare i filtri. Ora, basterà avvicinare la lente al filtro e cominciare a girare. Nel caso di quelli polarizzatori, avendo due elementi, bisognerà mantenere quello di dietro e poterlo stringere. Così facendo poi avremo la ghiera davanti per poter girare la lente ed ottenere un effetto di polarizzazione diverso. Il filtro polarizzatore è uno di quei filtri che ha bisogno di essere guardato in camera per ottenere il suo effetto, perché ogni volta che andiamo a girare la lente cambia l'angolo di polarizzazione e quindi otterremo effetti diversi. Questo è un effetto che si guarda direttamente in camera, quindi nel momento in cui noi stiamo guardando nel nostro mirino, nel nostro monitor, andiamo a girare la lente per trovare la posizione che ci fornirà il miglior risultato possibile. Tornati a noi, quello che voglio mostrarvi è che il monitor è acceso. Basterà girare la ghiera del filtro polarizzatore per vedere il monitor alle mie spalle. Perché sto utilizzando il filtro in questo caso? Beh, prima di tutto per eliminare quelle che sono le mie aree sovraesposte. Guardate ad esempio la mia guancia, se io vado a chiudere, l'area diventerà leggermente più scura, non sovraesporrà. E tra le altre cose elimino parte dei riflessi delle mie lenti. Esistono naturalmente tantissime tipologie di filtri. Quelli che ve ne mostro oggi sono quelli più importanti. Abbiamo appena visto il filtro polarizzatore che, oltre a polarizzare, a rendere saturi i colori più chiari, abbassa anche di un tono, quindi abbassa di uno stop la luce della nostra camera, permettendoci di aumentare leggermente il tempo di esposizione. Cosa significa aumentare il tempo di esposizione? Vi faccio un esempio molto pratico. Se volete ottenere una ripresa, una fotografia con un bouquet dietro, quindi avere il soggetto a fuoco e lo sfondo completamente sfocato, questo si ottiene con i diaframmi molto aperti. Quindi nel caso di un 50 mm ci sono i 50 mm 1.4 di Canon, 1.2 sia di Canon che di Nikon che di Sigma. Dobbiamo impostare il diaframma a 1.2 per ottenere la maggiore apertura possibile, ma questo porta a far entrare tantissima luce in camera. Facendo entrare tantissima luce in camera dobbiamo andare a compensare, quindi aumenteremo il tempo di esposizione, ma non è detto che noi vogliamo utilizzare un 4 millesimo di secondo per scattare una fotografia, perché ad esempio insieme al bokeh vogliamo un po' di scia.
e quindi si utilizzano i filtri ND. Da Neutral Density sono dei filtri, praticamente delle lenti più scure di diverse tonalità, esistono di 1, 1,5, 2, 4, quindi di tantissime gradazioni diverse, e servono ad abbassare la luminosità che entra in camera. Sono dei vetri scuri, un po' come il polarizzatore. Infatti il polarizzatore ci abbasserà di uno stop la luce che entra in camera. Stessa cosa fanno i filtri ND, ma filtro ND è detto anche filtro neutro perché non va ad intaccare quella che è la colorimetria dell'immagine, quella che è la luce, il colore che entra all'interno del nostro obiettivo. Non va ad influire su quella che sarà la resa fotografica dell'immagine. Da dire che i filtri ND, tantissimi video operatori che utilizzano telecamere lo fanno inconsapevolmente, li hanno già preinstallati all'interno delle loro camere. Infatti sono delle micro lenti che si trovano davanti al sensore, che meccanicamente vengono spostate davanti al sensore con una semplicissima ghiera sul corpo macchina, mentre i fotografi devono per forza utilizzare dei filtri davanti ai loro obiettivi. Filtro che invece influenza tantissimo quelli che sono i colori che entrano in camera è il filtro FLD, detto anche filtro pink. Questo perché colora l'immagine di rosa. All'inizio questo filtro veniva utilizzato per bilanciare il bianco, quando il bilanciamento del bianco non esisteva in digitale. Quindi noi siamo fortunati nell'era moderna, grazie alla tecnologia, all'hardware e al software, riesce in automatico a trarre i colori, a trarre il bianco. Una volta, quando si utilizzavano in condizioni di luce molto particolari, questo filtro serviva a bilanciare il bianco. Ad oggi invece viene utilizzato maggiormente come filtro creativo. Un altro filtro che non può mancare all'interno del vostro set, anzi forse questo è uno dei più importanti, è il filtro UV. Un altro filtro fondamentale da avere davanti alle proprie ottiche e molto economico è il filtro UV. In questo caso io ne ho montato uno della Nuiver, grande azienda cinese che produce comunque prodotti di buona qualità. Questo filtro non è altro che un filtro, diciamo, antigraffio, e che elimina quelli che sono i riflessi UV dati dal sole. Nel caso specifico, quando inquadriamo un'immagine molto assolata dove c'è anche il sole in campo, potremo avere delle aberrazioni di colore viola attorno ai bordi dell'immagine, e questo è dovuto ai raggi ultravioletti. Con questo filtro noi andiamo ad abbattere quelle dominanti cromatiche, andiamo ad abbattere quelle aberrazioni, e nel frattempo, essendo un filtro neutro, quindi che non condiziona l'immagine, noi possiamo tranquillamente utilizzarlo, tenerlo fisso davanti alla nostra lente per evitare graffi, botte o urti, grazie anche al fatto che queste tipologie di filtri, come detto in precedenza, sono molto economici. Ora io sto inquadrando un'immagine andando ad applicare il filtro ND. Come vedete, non c'è alcun tipo di cambiamento all'interno dell'esposizione. Questo perché questo filtro è detto anche filtro neutro. Neutro perché non compromette l'immagine, la luce e i colori. Come esistono i filtri completamente pieni, esistono anche quelli graduati. Quelli graduati però li troviamo soltanto sotto la forma quadrata, quindi da utilizzare insieme ad un matbox. Il loro utilizzo è praticamente lo stesso, soltanto che quelli là sfumati hanno le proprietà di quel determinato filtro soltanto su una porzione del vetro. Quindi ad esempio un filtro ND soltanto sulla parte alta del vetro, mentre la parte bassa sarà uguale. Questo ad esempio è perfetto da utilizzare in aria all'esterno, ad esempio nel deserto. Veniva utilizzato da Star Wars e Breaking Bad quando giravano in esterno con un forte sole, utilizzavano dei filtri ND sfumati. Insomma, i filtri sono un accessorio da avere assolutamente nel proprio zaino fotografico o video, per tantissime ragioni differenti. Come detto, vanno dall'utilità più assoluta in determinate circostanze a quelli di semplici filtri creativi che possono portare o dare uno spunto in più a quello che sarà il nostro risultato finale. Ne esistono di tanti costi. Ad esempio, io ho preso un kit della Nuiver per il 50 mm 1.8. Kit che comprende filtro polarizzatore, FLD e filtro UV. Mentre per le altre mie lenti ho preso dei filtri leggermente superiori della Polaroid, leggermente superiori in termini di qualità della Polaroid, ma il costo è comunque molto contenuto. Ce ne sono tanti altri di filtri, sempre con le stesse caratteristiche, ma di qualità ancora superiore, naturalmente hanno un costo decisamente eccessivo. All'interno della descrizione vi linkerò sia uno della Nuiver, poi andrete voi a cercarvi quella che è il diametro della vostra lente, uno della Polaroid ed un altro di fascia più alta. Insomma, io spero che questo video sia risultato utile e vi abbia fatto capire quello che è il mondo dei filtri e quello che si può creare con questi accessori indispensabili da avere nelle proprie borse. Se così è stato, lasciatemi un pollice in su, così so che questo tipo di video vi piacciono. Se avete delle domande, delle perplessità, potete scriverle qui nei commenti. Noi ci vediamo domenica prossima con un nuovo video.